di mestiere faccio l'informatico in IBM, però io oggi sono qui a parlarvi di una delle mie passioni che è, diciamo, la storia delle macchine da calcolo meccaniche, neanche elettromeccaniche in questo caso, perché le macchine di cui vi parlerò in questo nostro viaggio nel passato, indietro nel tempo, sono sostanzialmente macchine, mi appoggio a questo schema, macchine meccaniche. Vi parlerò sostanzialmente, questa è la disposizione nel tempo delle cinque macchine di cui vi parlerò, o meglio delle cinque persone che sono considerati i padri di queste macchine. Quindi vi dirò qualcosa della macchina di Charles Babbage e come data di riferimento qui ho indicato il 1400, 1842, perché fu l'anno in cui, diciamo, stabilizzò i progetti di quella che oggi è nota come l'Analytical Engine, o macchina analitica, di cui se qualcuno di voi è stato qui ieri ne avrà già sentito parlare. E poi, sempre andando indietro nel tempo, vi darò, qualche informazione relativa alla macchina di Leibniz, alle macchine a cremagliera o le macchine di Perrot, che hanno anche un collegamento con il più recente ritmografo di Troncè, il francese Troncè, che ha ripreso, come vedete da quella freccia, le idee di Perrot, la famosa, Pascalina di Pascal, Blaise Pascal, e la macchina più antica di cui vi parlerò io oggi, poi ci sarà ancora qualcosa di più antico, la macchina di Schickard, il cosiddetto macchina di Schickard o orologio calcolante, come lui lo aveva chiamato. Okay? Quindi vedremo un attimo come vedete questo periodo dal 1623 fino al 1700 fu un periodo intenso per il calcolo meccanico, come si vede dalla concentrazione di barre, no? In questo semplice diagramma. E non per nulla ricorderete una delle famose illustrazioni sull'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, in cui c'è un disegno di un operatore che sta lavorando sulla macchina di Pascal, sulla Pascalina, che sta facendo i calcoli. Quindi nell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, che infatti ricorda questo periodo. Va bene, vi dico qualche cosa di questo signore, che è un matematico inglese, nato nel 1791, di nome Charles Babbage, personaggio che è legato a Torino. È legato a Torino e in particolare al padre del re Vittorio Emanuele II, di cui c'è il monumento qui alla Rotonda. Il padre Carlo Alberto nel 1840 invitò assieme ad altri matematici Babbage qui a Torino a un convegno degli scienziati italiani. E in quell'occasione questo signore qui, Charles Babbage, rese noto agli scienziati italiani, tra cui Plana, il matematico Plana, Menabrea, quello che poi divenne il generale Menabrea, raccontò quelle che erano le sue idee per la costruzione di una macchina che non era solo una macchina calcolatrice, ma era una macchina anche programmabile, il cosiddetto Analytical Engine, di cui poi vi do qualche informazione. Quindi è un signore che in qualche modo è collegato a Torino. Tant'è che nell'Accademia delle Scienze, in centro, sono conservati nella biblioteca dei suoi disegni, disegni della macchina calcolatrice, di cui poi vi farò vedere una chicca sempre conservata. Ecco, solo perché le fonti su Charles Babbage, di cui poi in realtà si è ripreso a studiare dalla seconda metà del Novecento, perché prima si sapeva che c'era questo matematico, però non erano stati fatti specifici studi sui suoi lavori. Lui è oggi noto per aver lavorato a due modelli di macchina alle differenze,
che erano delle macchine calcolatrici basate su un principio matematico che è quello delle differenze finite, macchine che sostanzialmente consentivano in modo meccanico di calcolare funzioni polinomiali, come le chiameremmo noi oggi, ma è noto anche per aver lavorato a fasi alterne e nella seconda fase fino praticamente alla sua morte ai progetti di una macchina che era l'evoluzione del concetto di macchina alle differenze, ma che lui chiamò macchina analitica, che a tutti gli effetti aveva la possibilità di essere in qualche modo programmata, ed è noto per questo. Questa è una parte grande, più o meno un settimo di quello che avrebbe dovuto essere la macchina completa che lui costruì, ed è del primo Difference Engine. Okay? Questa parte è esposta allo Science Museum a Londra. Interessante una frase che Buxton, in una biografia di Charles Babbage, scrisse, e sostanzialmente scrisse questa frase interessante perché che è molto amata da chi è appassionato del genere steampunk. Sapete, il genere steampunk è quel filone letterario in cui diciamo c'è stata un'evoluzione, o ci potrebbe essere stata un'evoluzione tecnologica basata sul principio della meccanica e del vapore, sostanzialmente, no? Pensate ad esempio a film come quello di con Will Smith nel vecchio West, in cui però ci sono queste Wild Wild West, in cui ci sono queste fantomatiche macchine dell'Ottocento, poi in realtà, no? Ecco. Beh, Buxton scrisse tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, scrisse egli, Babbage, aveva insegnato a pensare agli ingranaggi, o almeno a svolgere l'ufficio del pensiero, perché semplicemente girando la manovella, questa macchinetta, riusciva a, col metodo delle differenze finite, a calcolare qualsiasi funzione polinomiale. Il dimostratore fino al secondo grado, la macchina reale avrebbe dovuto calcolare funzioni polinomiali fino al settimo grado. Non era programmabile, però faceva bene quel lavoro lì. Siccome i coefficienti potevano essere liberamente inseriti, ecco che noi avevamo la possibilità di costruire funzioni polinomiali, quindi per interpolazione definire qualsiasi funzione. Questo era il progetto della evoluzione, il cosiddetto Difference Engine numero 2. Babbage questa macchina la progettò in dettaglio, questo è un disegno del 1847, ma non riuscì mai ad ottenere i fondi per finirla, anche perché non faceva un buon marketing di se stesso, perché quando andava a chiedere i fondi per questa macchina disse no, ma io però ne avrei già in mente un'altra, e questi erano il governo inglese, rimasero un pochino spiazzati, col risultato che lui non ebbe i soldi per fare questa e neanche la successiva. Quindi diciamo che questa sua idea di continuo miglioramento non gli portò molto di buono. Però i progetti erano così ben definiti, di questa macchina che comunque era lunga 3,5 metri e alta più di 2 metri, con tanto di manovella che vedete qui, con possibilità ovviamente di mettere anche un bel motore a vapore al posto della manovella, erano così raffinati che nel 1991 Doron Swade allo Science Museum di Londra la costruì con un team. Quindi questa macchina è stata costruita nel 1991, perfettamente funzionante, e questo con la precisione dell'epoca è stata costruita, quindi non con la precisione del controllo numerico di oggi, ma è stata costruita con macchina a controllo numerico, però con un margine di precisione compatibile con quello che avrebbe potuto ottenere lui. E questa macchina è esposta allo Science Museum, hanno dovuto mettere una riduzione 1 a 4 perché se non riusciva a far girare rispetto al disegno, però questa è l'unica modifica sostanziale che è stata fatta. Questo è il signor Doron Swade in quegli anni, e questo sono io quest'estate che sono andato a vedere la macchina, che non essendo io Doron Swade il vetro non me l'hanno tolto, quindi l'ho dovuta fare così la foto. No, quest'estate sono andato lì a, per la prima volta tra l'altro, a vedere da vicino questa macchina, e non volevo più schiodarmi, mia figlia poi mi ha trascinato in un centro commerciale, giustamente, ho detto basta, la macchina a vapore. Quindi è esposta, ne ho le prove, lì. Questa macchina però, diciamo così, fu solo un passaggio, perché poi Charles Babbage decise che le idee che aveva studiato per portare avanti il progetto di questa macchina
lo portarono a ragionare su una macchina molto più complessa, in grado non solo di svolgere un certo tipo di operazione, tipo le differenze finite, quella che abbiamo visto prima, ma con la possibilità di spiegare alla macchina di volta in volta che operazioni svolgere, quello che noi oggi chiameremmo programmazione. E progettò, ma anche in questo caso non realizzò mai, e ad oggi non l'hanno ancora realizzata, poi di questo se volete ne potremmo parlare a lungo, la cosiddetta macchina analitica. Tenete presente che questo è il cosiddetto piano 25, esiste un piano di progetto più aggiornato che si chiama Plan 28, tra l'altro Plan 28 è anche il nome di un'iniziativa che in Inghilterra si sta portando avanti per, con crowdfunding eccetera, per costruire almeno un simulatore della macchina analitica. Della macchina analitica non esistono i progetti così raffinati e dettagliati come la macchina alle differenze, però diciamo questa è una vista in pianta di quella che avrebbe dovuto essere la macchina analitica. Comunque cilindro centrale 70 cm, alto 5 metri. La cosa interessante è che questa macchina era programmabile utilizzando tre tipi di carte, di cartone, tipo telaio jacquard. L'idea l'ha presa dalle schede perforate del telaio jacquard che serviva a tessere in modo preordinato trama e ordito. Lui distinse carte per le operazioni, per le variabili e per i numeri. Le carte per le operazioni di fatto erano il programma, che era un programma memorizzato sulle carte. La macchina, facendo scorrere le carte, eseguiva linea per linea il programma. L'idea era innovativa, se ci pensate, perché l'unica cosa simile che c'era all'epoca era il telaio jacquard. Lui prese da lì l'idea, infatti, per questo tipo di programmazione. La cosa interessante è che qui vedete una foto di queste schede perforate che Babbage nel 1840 portò qui a Torino, sono conservate nella biblioteca dell'Accademia delle Scienze. La cosa bella è sapere che qui a Torino c'è un programma scritto 180 anni fa, ma non abbiamo la macchina per farlo girare. Il programma dovrebbe calcolare i numeri di Bernoulli, cioè nulla di che. La cosa interessante è che e questa è una foto fatta proprio all'Accademia delle Scienze qua. Come vedete le schede erano collegate l'una all'altra, eh? Erano una sorta di, se volete era più simile a un nastro perforato che non a una vera lettore di schede, no? Come lo intendiamo noi con le macchine a lettura schede. All'interno della macchina analitica diciamo che le schede erano il programma utente, ma all'interno della macchina analitica alcuni elementi rutinari, tipo calcolo di una radice quadrata o svolgimento di sequenze predefinite, quella che noi oggi chiameremmo la microprogrammazione, cioè il microcode, erano codificati su dei tamburi con delle tacche che muovevano specifici manovellismi, e questi tamburi erano di fatto il codice a microprogramma. Quindi la macchina aveva in realtà due livelli di programmazione, una programmazione di sistema interna fatta con questi tamburi e una programmazione utente fatta con le schede perforate. Se ci pensate, non essendoci metri di riferimento, metri di paragone precedenti, l'idea era veramente pazzesca. Lui costruì fino alla morte, diciamo, un pezzo di un prototipo del mulino, che era quella che noi oggi chiameremmo CPU, lo chiamava il MIL, della macchina analitica, e anche questo è esposto allo Science Museum di Londra, ma è una piccola parte, questa roba è lunga circa un paio di metri, alta anche un paio di metri, e questa è una rappresentazione di fantasia di una illustratrice che si chiama Sidney Padua, che è un'illustratrice ma ha studiato a fondo gli scritti di Babbage e ha fatto anche di bellissimi fumetti sulle avventure di Babbage e Ada Lovelace, di cui avrete sentito parlare, insomma la matematica inglese che tradusse in inglese le note tecniche che al convegno italiano prese Menabrea in francese, le famose memorie, no, le lettere di Babbage. E questo disegno di Sidney Padua, anche se è di fantasia, ma dà abbastanza l'idea di quello che avrebbe potuto essere, parti gatti magari, la rappresentazione di come avrebbe dovuto presentarsi, ancorché costruita, la macchina analitica.
Chiaramente se la macchina le differenze la facevi girare con una manovella, questa avrebbe richiesto molta più potenza, data la massa di ingranaggi in bronzo da far girare, quindi l'ideale all'epoca. Il motore più efficiente era il motore a vapore. Tenete presente che c'erano già dei prototipi di motori elettrici, però Babbage voleva le tecnologie affidabili. E la tecnologia più affidabile per fare un motore nel 1840 era un sano motore a vapore, perché funzionavano bene, si conoscevano virtù, pregi e difetti e li si controllava molto molto bene. E quindi ci sta anche il motore a vapore. Di fatto questa, ancorché rappresentazione di fantasia, è la prima idea di macchina veramente programmabile. D'accordo? Bene. Poi su Babbage, chi fosse interessato, se andate su SlideShare, su internet, eccetera, trovate qualsiasi tipo di materiale. Se lo volete anche in italiano, scrivete anche il mio nome, trovate delle presentazioni di altre conferenze che ho tenuto su questo. Io dagli anni 90 che così mi diletto a studiare delle cose di Babbage, quindi troverete molto materiale. Facciamo un altro passettino indietro. E parliamo di un'altra macchina molto molto importante, che è stata citata dal collega che mi ha preceduto, la macchina di Leibniz. Oh, come sapete Leibniz visse nel periodo del 1646 e morì nel 1716, matematico, filosofo, eccetera. Noi ne parliamo qui come inventore e costruttore della macchina calcolatrice in grado di fare a manovella le quattro operazioni, e se considerate gli anni in cui ci troviamo questo era molto, nota come macchina di Leibniz. Una macchina di fatto da tavolo, influenzata in qualche modo, perché ne era a conoscenza, da una macchina di cui vi parlerò dopo perché l'ha preceduta, quindi andiamo indietro nel tempo, la macchina del 1600, la Pascalina, però voleva fare qualche cosa di meglio, di più e di meglio. E quindi di fatto costruì un meccanismo innovativo. Questa è una replica della calcolatrice di Leibniz, vedete un paio di manovelle, un po' di rotori, 67 cm di lunghezza, un modello che ricalca fedelmente l'originale. Di queste macchine lui ne costruì in realtà un paio, andarono perse tutte e due. Una di queste, solo una di queste, fu ritrovata durante dei lavori nel 1876 ed è questa qui che vedete qua, infatti è un po' meno bella di quella replica, sì, quella replica è nuova, fu ritrovata in una soffitta mentre rifacevano il tetto, in mezzo a un sacco di altra roba buttata lì, trovarono... Perché era lì? Era lì perché lui l'aveva forse inviata in quell'università a dei professori, a qualcuno che doveva studiarla o ripararla. Di fatto fu abbandonata in questa soffitta e se ne perse completamente la memoria. Fu ritrovata quella soffitta, non ci andò praticamente nessuno per 200 anni. Fecero dei lavori nel 1876, la trovarono, la ripulirono e adesso è ad Hannover, esposta in un museo. Ed è questa qua, questa è proprio quella che ha fatto lui ed è conservata. C'è un principio fondamentale all'interno di questa macchina calcolatrice, è una delle ragioni per cui qui ne do evidenza, è il cosiddetto tamburo o cilindro di Leibniz o ruota di Leibniz. Di fatto un cilindro scalettato, ruotando il quale ci sono degli innesti che a seconda della cifra impostata definiscono il punto di innesto. Vedete, è un cilindro con dei settori di ingaggio dell'ingranaggio che hanno delle lunghezze variabili in corrispondenza della cifra che viene impostata. Pensate che questo principio fu poi alla base di molte altre calcolatrici meccaniche degli anni successivi, forse che l'idea era buona e semplice, e anche all'interno di questa piccola calcolatrice tascabile degli anni 40 che probabilmente avrete visto, ne avete sentito parlare, ne hanno prodotte migliaia ed è anche tutto sommato facilmente reperibile, la Curta, io non ce l'ho però ho un amico ad esempio che ne ha un paio,
La curta riprende il principio dello stepped drum, cioè del tamburo o cilindro scalettato di Leibniz. Questa è una cosa molto interessante per dire come le buone idee si riciclano. Le buone idee si riciclano. Pensate che le idee delle calcolatrici meccaniche, qualcuno sta ipotizzando di poterle riutilizzare per far svolgere delle operazioni complesse a delle nanomacchine in cui le parti meccaniche e gli ingranaggi sono sostituiti da piccoli gruppi di atomi di carbonio, ad esempio, no? Per cui il concetto di macchina meccanica miniaturizzato all'infinitesimo potrebbe tornare utile, quindi tutto ciò che si sapeva fare con la meccanica potrebbe essere utile a livello di spostamento di atomi invece che di ingranaggi macroscopici, no? Pensate che c'era un aneddoto. Beh, riguarda Babbage, ma riguarda un po' tutti questi signori qua. Quando chiesero a Babbage, ma scusa, ma io sono un orologiaio, quello che tu costruisci io lo potrei fare, ma anche più piccolino, più leggero, ti costa anche meno, no? Gli dicevano i meccanici. E lui diceva, ma sai per chi è il mio cliente finale? E no, chi è il tuo cliente finale? Babbage disse, no, il mio cliente finale è la Marina Britannica. E vuoi che la Marina Britannica accetti qualcosa che pesa meno di una tonnellata? Perché? No? Roba militare, roba... In realtà queste macchine qui erano più vicine a meccanismi orologeri. Ok, quindi questa è la macchina di Leibniz. Molto importante, ne abbiamo ancora una che è stata trovata fortunatamente in una soffitta. Meno male che era una soffitta tutto sommato evidentemente non umida, per cui non si è distrutta. Bene, una nota sul signor Perrot e di qualcuno che ne riprese le tracce, che è Tronsay nel 1889, 200 anni dopo. Di Perrot forse ne avrete sentito parlare perché, a parte vabbè, aver studiato tutta l'opera di architettura di Vitruvio, lui è famoso perché disegnò quella che è la facciata del Louvre, perché si dilettava, tra virgolette, anche di architettura. Lui in realtà, ne parliamo qui, progettò quella che era una calcolatrice tascabile basata sul principio della cremagliera o dei settori scalettati, no? Per cui voi avrete visto probabilmente delle calcolatrici tascabili meccaniche fino agli anni 40-50, no? Nel 1940-1950, in cui inserivi uno stilo e facevi scorrere delle finestrelle. Quello è il principio della calcolatrice a cremagliera. Questo principio lo sviluppò con un trattato, con un articolo, diremmo noi oggi, scientifico, Perrot nel 1699-1670, e questa sua idea la chiamò l'abaco rabdologique, l'abaco rabdologico. Questa è una replica, lungo più o meno 30 centimetri, ma ritroverete la forma di quelle calcolatrici, o sliding gather, come si chiamavano anche, calcolatrici a stilo. Okay? Tant'è che l'idea fu così buona che nel 1889, pensate quanti anni dopo, il francese Louis Tronsay non solo realizzò delle macchinette pari pari l'idea di Perrot, ma le vendette pure. E quindi noi ci ritroviamo una quantità di macchinette basate su questo principio della cremagliera, con uno stilo scorrevole, per dire come anche in questo caso le buone idee non muoiono mai. Però Tronsay ci fece i soldi, l'altro lo ideò. No, non tantissimi, però l'idea era buona. Vabbè, anno di riferimento 1642, Blaise Pascal. Pascal, l'ho citato prima, famosissimo, e come vi ho detto prima, Leibniz non solo conosceva le macchine di Pascal, ma la sua idea era migliorarla. Famoso perché riuscì anche a commercializzarla. E questa è la famosa illustrazione che vi citavo prima, che è una tavola dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, in cui, guarda caso, questo contabile sta usando una pascalina. Siccome l'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert doveva essere il fiore all'occhiello che dimostrasse, no, quello che era il meglio della tecnologia e delle conoscenze umane, misero anche il computer, giustamente, misero un tizio che lavorava
a questo desktop computer che era la Pascalina. Grosso vantaggio della Pascalina è che l'unica cosa che dovevi guardare era la faccia superiore, perché vedevi tutto lì, vedevi sia i numeri che impostavi sia i risultati, quindi non dovevi girare le vette laterali, guardarla di fianco, di sopra, solo da sopra, e vedevi tutto sopra. Questo è uno dei modelli, lui ne costruì diverse, di fatto era basata su un meccanismo di riporto, così come ogni 60 secondi scatta un minuto, ogni 60 minuti scatta un'ora, lui diceva facciamo la stessa cosa con le ruote dentate da 0 a 9, no? Il problema è il riporto, come sempre avviene. Prima non... vabbè, ci andrebbero due giorni a parlarne sui temi del riporto che dovette affrontare Babbage per far funzionare la sua macchina, perché il riporto, se lo fai con energia meccanica, hai voglia di riportare avanti, devi fare dei meccanismi di carry, anticipating carry, lo chiameremmo noi oggi in logica binaria, no? E vabbè, lui non aveva queste tecniche, per cui questa macchina soffriva un po' sul meccanismo di riporto, come tutto questo tipo di macchine. Però siamo nel 1652. Addirittura nell'enciclopedia trovate delle tavole con dei dettagli tecnici. Comunque molte di queste macchine sono sopravvissute e quindi è facile studiarle. Trovate anche delle repliche, in alcuni casi anche dei giocattoli, infatti, sulla base di questi principi, di questa macchina, la famosa Pascalina di cui avrete senz'altro sentito parlare. Chiudo con un'ultima macchina, anno di riferimento 1623, l'orologio calcolante di Wilhelm Schickard. Anche qui stiamo parlando di una macchina per calcolare che lui progettò, la, diciamo così, propose, perché gli serviva, all'astronomo Giovanni Keplero, e a noi è andata bene questa cosa qua, perché grazie alle lettere che Schickard scrisse a Keplero, in mezzo a queste lettere furono ritrovati questi disegni. Tenete presente che questi disegni non sono fatti da un bambino, ma sono i disegni originali di Schickard allegati alle lettere di Keplero. Peccato che il ritrovamento di queste lettere avvenne solo 300 anni dopo, cioè stiamo parlando di tempi recenti in cui questi signori francesi, Flad, Lefebvre, e il tedesco Freytag, Loringhoff, ritrovarono le lettere che Schickard scrisse a Keplero. In mezzo a queste lettere c'erano questi due disegni, perché se no noi oggi non sapremmo come erano fatte queste macchine. Tra l'altro la macchina delle due che costruì Schickard ovviamente andò bruciata, quindi non ne rimangono traccia. Sulla base dei disegni che Schickard realizzò più o meno nel 1620-1623 sono state ricostruite delle repliche che dimostrano il funzionamento di questa macchina. Era una macchina che sostanzialmente aiutava a sviluppare i calcoli basati sul principio dei bastoni di Nepère o Nepierre-Bon, come vengono chiamati, che è sostanzialmente un metodo di addizione basato su bastoncini scorrevoli. Solo che lui ci mise assieme dei meccanismi che noi oggi definiremmo meccanismi ad orologeria per far automatizzare l'utilizzo di questi bastoni di Nepère. Questa macchina, come vi ho detto, sparì assieme alle lettere a Keplero. E tentativi anche più recenti, tipo la macchina addizionatrice di Poleni, che è conservata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, non ripescarono questi concetti, perché fu un percorso che di fatto morì, perché si perse la memoria di questa macchina, perché fino al Novecento non vennero ritrovate queste famose lettere con questi disegni. Però i disegni sono stati sufficienti a ripercorrere assieme alle lettere la storia della macchina e a costruirne delle repliche. E così facendo, torno indietro, no, non torno indietro, ci va troppo tempo, abbiamo coperto questo pezzo del nostro viaggio all'indietro nel tempo, quindi dalla macchina di Babbage fino indietro alla macchina di Schickard del 1600.